non si lenisce il dolore della gente massacrando degli innocenti. La verità è che la scienza non sa prevedere i terremoti. Esistono alcuni fenomeni che talvolta annunciano un terremoto e talvolta no. Se si dovesse fermare tutto ogni volta che questi fenomeni si manifestano, noi avremmo uno stop and go continuo di tutte le attività sul territorio. La scienza è stata sfidata da un giovane ricercatore, il quale invece ha una teoria nella quale ritiene di poter, Giuliani, di poter prevedere i terremoti. Quello questa del teoria Radom, quello va studiata, ma per il momento non è accettata dalla comunità scientifica. Hanno sbagliato, ha ragione Giuliani, può darsi, lo devono giudicare gli scienziati, non i magistrati, non li devi condannare. Eventualmente bisogna fare indagini scientifiche più serie, se questa teoria è vera risulterà dalle indagini che vanno fatte. Gli scienziati che hanno agito sulla base della teoria universalmente riconosciuta nel loro tempo non possono essere penalmente responsabili. Questo è tappare la bocca a tutti gli scienziati e tradisce una visione ingenua della scienza, che peraltro è diffusa. La scienza deve sapere tutto. Non è vero. La scienza non sa tutto. Quello che la scienza non sa è più quello di quello che dice Purgatori, che però loro diciamo non avrebbero verificato. No, dico solo... Purgatori, poi sento Gaspari. Sì, no, dico solo una cosa. Dico che... figuriamoci, sono perfettamente d'accordo, prevedere i terremoti è assolutamente impossibile. Non lo fanno in Giappone, non lo fanno neanche sì, ma anche dichiarare che non ci saranno è assolutamente impossibile, e questo è il punto, cioè mettere per iscritto state tranquilli, il terremoto non ci sarà, secondo me equivale esattamente, cioè, loro a dire attenzione, ci sarà un tranquillizzazione, terremoto. No, secondo sì, ma soprattutto mettendo la firma sotto un documento che non conoscevano, non hanno di cui il firmato, non letto e condiviso. No, purtroppo no, purtroppo no. Scusate, purtroppo no. Il documento sostanzialmente cosa dice? Le probabilità che non ci siano un terremoto sono molto più elevate di quelle che ci sia. Allora, insomma, l'abbiamo voluto partire perché ci sembrava un fatto degnissimo, diciamo, di attenzione. Scusa, e sicuramente continuerà a far discutere. Una cosa. Le responsabilità vere da cercare sono quelle di chi ha costruito non in regola, e anche della classe politica che, avendo fatto una buona legge sulle costruzioni antisismiche, poi ha rimandato indefinitamente i tempi di applicazione della legge. Quelle sono le responsabilità. Lussano non mi ha detto la sua, gliela faccio dire così. Al di là di quello che ha detto il Ministro e della contestazione che è da condannare senza riserve, noi abbiamo un problema. È vero che i giovani a volte dimenticano che ogni lavoro onesto e dignitoso e merita di essere fatto. Però è anche, ed è vero che noi in Italia abbiamo qualche centinaio di migliaia di posti di lavoro buoni che non vengono occupati da nessuno. Questo è un dato. Ci sono, in un momento di crisi, qualche centinaio di migliaia di posti di lavoro che non trovano nessuno che li occupa. Perché? Ci sono due ragioni. La prima, noi abbiamo un sistema formativo che prepara per dei lavori che non ci sono e non prepara per i lavori che ci sono. Il giovane che vuol fare il falegname, dove va? In Germania c'è un sistema di apprendistato che lo protegge. In Italia... il giovane che vuol fare il falegname fa fatica a trovare, ad essere incanalato ed imparare a fare il falegname. E questo è un primo problema. E lì il Ministro Fornero potrebbe dire che lei ha fatto una riforma dell'apprendistato che forse aiuterà a risolvere questo problema. Il secondo problema, quello più drammatico, è che tutti i lavori sono dignitosi, ma uno che ha acquisito delle competenze di livello universitario è comprensibile che faccia fatica ad andare a fare il bracciante. È anche umano, forse che non gli va nemmeno, cioè che si senta preparato per fare qualcos'altro. E allora perché, perché in Italia è così difficile trovare lavori? Perché noi abbiamo un sistema industriale ampio ma un po' vecchio, che fa delle cose. Ma, Buttiglione, che la riforma del lavoro che voi tutti avete approvato da parte del Ministro Fornero risolve o no? Perché sennò, allora... In parte risolve, chi vuol fare il falegname domani troverà il modo di fare il falegname. Quello che invece non si risolve è che noi abbiamo un sistema industriale in parte vecchio, in competizione con i cinesi, e dove si pagano salari molto bassi, e per poterlo mandare avanti tu hai bisogno di lavoro nero oppure di lavoro che paga molto male. Noi avremmo dovuto stringere la cinghia 15 anni fa per investire potentemente su ricerca e innovazione, per produrre posti di lavoro di livello più elevato. Adesso che non sono in competizione con i cinesi. No, no, sarà complicato, ma se non facciamo così non ne verremo mai fuori. Qui è andata in crisi una formula politica che ha retto la regione per molto tempo, facendo cose buone, facendo cose cattive, ma che ha finito.
è andata in crisi ed è impresentabile. Anche se PDL e Lega sembrano riandare insieme, Buttiglione. Ed è impresentabile, sarebbe un errore gravissimo. Io credo che bisogna sollecitare Albertini o un'altra personalità rilevante della società civile lombarda a presentare una propria lista. Beh, Albertini mi sa che è a questa idea, che le forze, politiche dovrebbero avere il pudore di fare un passo indietro e di sostenere una lista che emerga dalla società civile, una lista per l'Italia, una lista per la Lombardia in questo caso, la quale sia fatta da gente la quale è moralmente ineccepibile, che ha prestigio per la propria caratura morale e si è segnalata per le competenze che ha acquisito e per la capacità che ha avuto di lavorare a favore della società civile. Però non capisco, scusi, lei dice che PDL e Lega non devono restare insieme, devono fare delle liste separate. Per amor di Dio, che non, per governare ci sono, che non tentino di rinverdire una stagione che è finita. Ma come? Hanno litigato a morte, si sono dilaniati, si sono detti fra di loro le peggio cose, sono, e si rimettono assieme in Parlamento, adesso per il potere. E bisogna andare alle elezioni subito. Perché si vuole andare alle elezioni più tardi? Non nascondiamoci dietro un dito. Lombardo voleva andare alle elezioni più tardi perché doveva distribuire denari e posti in modo da farsi così la campagna elettorale. E che la Lombardia è diversa, non devono distribuire posti e denari anche in Lombardia. Rinuncino, lasciano che sia la nuova giunta a distribuire posti e denari quando sarà andata a regime, e si vada subito alle elezioni offrendo alla società lombarda una possibilità alternativa. Allora, io ho grande rispetto per la vecchia scuola democristiana. Prima ho acchiappato una cosa che diceva Buttiglione che mi ha incuriosito. Quando parlava di questa lista, no, civica, bisognerebbe fare una lista di persone. Cioè, voglio capire, cos'è? Avete individuato che di fronte a questa situazione ci vuole un momento di transizione, fare un passo indietro e portare avanti qualcosa che non siano i vecchi partiti che sono forse poco presentabili o addirittura impresentabili in questo Buttiglione momento? Buttiglione riesce così bravo, ce lo dice in 30 secondi. Noi siamo d'accordo con Panza, il Paese è davanti a una crisi drammatica. Davanti a questa crisi drammatica la nuova politica ha due pilastri, uno è Grillo, la politica delle parole. L'altro è Monti, la politica dei fatti, la politica del realismo, la politica delle cose concrete. Noi dobbiamo far emergere dalla società civile un movimento forte che sostenga questa politica. I partiti devono fare un passo indietro e devono accompagnare questo movimento senza la pretesa di sostituire. È la vittoria della tecnocrazia? No. Dell'eccezionalità, no, sulla normalità, è il ritorno della politica vera, sì, dopo la politica delle parole, dopo la politica che pensava di dominare anche sulle leggi, della logica, della matematica e dell'economia, si torna a una politica che fa i conti con la realtà. Però ci, e io vi dico che non avrete, beh, certo, e andiamo alle elezioni, andiamo alle elezioni, voi non vincerete. E dopo le elezioni, ci ritroveremo tutti insieme a fare quel governo di grande coalizione presieduto da Monti.